Sciopero nazionale dei lavoratori delle case di cura, la protesta indetta per il rinnovo del contratto. Tra i manifestanti tanti cappelli da cowboy, un modo per sottolineare che la situazione è un far west. Giulia Delle Piane. A malapena arrivo a 1200 euro. Per quante ore di lavoro? A volte ci chiedono anche di lavorare 12-14 ore di lavoro. Si va al lavoro, si annusa l'aria, si vede intorno cosa è possibile fare, sacrificarsi per l'ospite. Non vedo l'ora di andare in pensione. Il far west del settore messo in scena dai lavoratori davanti alla sede di UNEBA Piemonte, associazione di aziende sociosanitarie. Un centinaio di persone tra infermieri, OSS, fisioterapisti, addetti alle pulizie, alle cucine, centralinisti e manutentori esprimono così tutto il loro malessere. Un contratto nazionale scaduto da 4 anni per lavoratrici e lavoratori che si occupano quotidianamente del welfare del nostro paese, che hanno stipendi troppo bassi, diritti che vanno incrementati. Uno sciopero nazionale che per CGL, CISL e UIL è riuscito anche qui in Piemonte. Ha aderito più dell'80% del personale, tanto che alcune case di cura hanno dovuto precettare i lavoratori. I sindacati chiedono un aumento di almeno 180 euro lordi al mese, UNEBA ne offre 100. C'è una grande sofferenza, credo che comunque un rinnovo contrattuale, un volano economico, possa dare fiducia nuovamente ai lavoratori per continuare a fare il lavoro come oggi stanno facendo. UNEBA respinge le accuse dei sindacati e si dice pronta a riprendere la trattativa, ma il far west denunciato da CGL, CISL e UIL è anche quello dei contratti pirata scritti su misura da sindacati e associazioni di aziende poco rappresentativi, se non fittizi. Da tempo stiamo facendo dei tavoli in Regione Piemonte per chiedere che i contratti che vengono applicati in questo settore siano contratti che danno dignità, quindi la massima retribuzione possibile. Invece oggi i datori di lavoro sono liberi di scegliere quale contratto applicare.